Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo nuovo video della serie Analizzo le melodie dei top producer. In questo video analizzeremo quelle di Mace dell'album Obe, ovvero Out of Body Experience, uno degli album probabilmente più curati a livello di produzione e di teoria musicale soprattutto, quindi ci tenevo tanto ad analizzare queste melodie sia per piacere personale, per capire meglio diciamo la logica dietro queste composizioni di Mace, sia per aiutare tutti voi a capire ancora meglio questo album e appunto la teoria che c'è dietro. Come sempre ci è voluto una vita, ci sono volute circa 5 ore per preparare il video e non so quante ce ne vorranno per registrarlo e editarlo, perché ovviamente farò un sacco di errori, dovrò registrare di nuovo 10.000 volte le varie parti. Per ricreare le melodie basta, però ci sono volute circa 5 ore per fare l'analisi e tutto. Quindi come sempre, come premessa, vi invito diciamo a lasciare un like e iscrivervi se non l'avete già fatto. Inoltre in descrizione trovate il link al Patreon dove potete supportarmi con gli abbonamenti mensili di 2 o 3 euro, avendo in più dei video aggiuntivi e dei sample pack. Quindi cominciamo subito, ho ricreato 6 produzioni dell'album Obe. Se volete anche le altre raggiungiamo, che ne so, 200 like, una roba del genere, e farò anche queste altre. Per ora ho fatto Acqua, Ayahuasca, Buonanotte, Candyman, Colpa tua e Dal tramonto all'alba. Cominciamo subito con Acqua a 119 bpm, scala D major. Gli accordi utilizzati sono il primo e il quarto della scala, sono due accordi maggiori, però suonano estremamente tristi in questo caso. Gli accordi in realtà hanno anche una settima, quindi adesso andremo su Scalar per capire quali sono gli accordi completi. Sono praticamente D major 7 e G major 7. In realtà questi accordi vengono suonati un pochettino spaccati all'interno del pezzo originale, nella intro, e ci sono di mezzo delle note che renderebbero rispettivamente questi accordi D major 9 e G major 9, però non l'ho voluto contare perché secondo me sono semplicemente delle note di passaggio, quindi gli accordi principalmente sono questo e questo. Nella intro vengono suonati in questo modo, con la D e la G che sono le root note di sottofondo, suonate in maniera costante, e sopra abbiamo gli accordi. Questa top melody qui che viene suonata con il secondo accordo mi ricorda tantissimo Kids dei MGMT, non so se anche a voi, però credo che il giro più o meno sia lo stesso. Gli accordi in questo caso hanno un'inversione, infatti questa C sharp è la nota che rende l'accordo di settima e invece di stare un'ottava sopra è un'ottava sotto, quindi l'accordo originale, come potete vedere anche dall'helper di sottofondo, sarebbe questo qui. Se andiamo a contare anche la E sarebbe D major 9, però in questo caso, come potete vedere, la E è suonata dopo, quindi l'ho contata come una nota di passaggio e basta. Nel secondo caso invece è semplicemente G major 7 con la B che è invertita. In realtà la B è invertita perché appunto fa da inizio, diciamo, per quest'altra top melody. E quest'altra top melody suona la A, che in questo caso sarebbe la nota che rende questo accordo di nona, però non l'ho voluto contare anche in questo caso. Quindi la intro è in questo modo e poi si passa alla strofa. La strofa diventa super minimal con semplicemente questo giro qui, che è un giro che appunto ripetendo sempre le stesse note crea molta tensione e tristezza, e infatti è proprio quello l'obiettivo. Abbiamo principalmente le stesse root note di sottofondo che continuano ad essere suonate in maniera costante. Sopra c'è una D che viene suonata con questo ritmo qui e la F che è la terza del primo accordo, ma la settima del secondo, che rimane fissa in questo modo qui. Quindi c'è questa specie di arpeggio, diciamo, continuo. Qui poi abbiamo un synth harp che si sente in sottofondo, che credo che suoni solo le stesse due note, F sharp e B, su ottave diverse. E quindi questo è tutto il giro per la strofa. Rimane tutto così fino a quando non entrano altri due suoni, che adesso non mi ricordo bene che cosa sono. Credo una specie di pad string e un'altra specie di chitarrina tipo. E suonano principalmente C sharp e B, un suono, e l'altro invece fa questa top melody qui. Sono tutte note che fanno semplicemente parte dell'accordo. C sharp infatti è la nota, come abbiamo visto all'inizio, che rende il primo accordo di settima. B invece è semplicemente la terza. Poi sopra abbiamo F sharp, che è la stessa che viene suonata qui, che sarebbe la terza. Abbiamo la A, che sarebbe la quinta di questo accordo. Poi abbiamo la C sharp di nuovo, la settima, e poi di qua abbiamo B, che sarebbe in questo caso la terza del nostro accordo. Il tutto quindi per la seconda parte della strofa prosegue così. Ovviamente anche il ritmo che è messo in questo modo è messo ovviamente con una logica per creare appunto questa controbattuta, diciamo, tra melodia di sottofondo e top melody. Il tutto poi nella parte prima del ritornello diventa così. Abbiamo praticamente gli accordi dell'inizio, più l'arpeggio, più queste top notes che sono la voce di Venerus, credo, che in questo caso sfrutta praticamente le stesse note dell'accordo. Abbiamo D, E che sarebbe la nota che lo rende sospeso, e F sharp che è la terza, più D e C sharp che ci fa praticamente da half step relationship con D, è sempre la nota che rende l'accordo di settima, e crea questo feeling un po' particolare. Nella seconda parte suona di nuovo le stesse note, solo che le armonizza tipo in questo modo, credo. E
E infine abbiamo il ritornello. Nel ritornello viene sfruttata una chitarra con queste note qui che sono praticamente semplicissime. Sono C sharp, che è sempre la settima del primo accordo, e F sharp, che in questo caso è semplicemente la terza, ma nel secondo caso è la settima. Quindi la top melody diventa questa. Ovviamente la melodia fa sempre questo ritmo particolare, un po' offbeat, in modo da creare un po' di ritmo in più. Diciamo, fa sempre da controbattuta all'arpeggio, che è molto costante. E questo era Acqua di Ercomi e Madame. Ovviamente non posso fare un'analisi completa perché sarebbe impossibile far entrare tutto in un video. Abbiamo sicuramente poi le drums, che sono anche abbastanza particolari, e poi andrebbero analizzate magari anche le melodie delle voci per capire proprio al meglio il pezzo, ma ovviamente è impossibile farlo. Passiamo subito al secondo pezzo, ovvero Ayahuasca 90 bpm scala C major slash D Dorian. Ho scritto così per il semplice fatto che C major è la scala maggiore dalla quale andiamo a prendere il modo di Dorian. Ovviamente la mia spiegazione sarà super semplice, nulla di troppo complicato, quindi se sbaglierò qualcosa, ovviamente ricordatevi che sono autodidatta e non sono un maestro di teoria musicale. Quindi i modi sono praticamente delle variazioni della scala, in questo caso stiamo parlando delle scale maggiori, quindi delle variazioni delle scale maggiori, in cui praticamente andiamo a spostare il centro tonale. Questa cosa l'avevo già spiegata in un altro video e la rispiego adesso perché comunque è sempre molto importante da capire. Quindi praticamente in questo caso il modo dorico sarebbe il modo della seconda nota della scala C major. Quindi praticamente il centro tonale viene spostato da C major, che è la tonica in questo caso, a D minor. In questo modo cambia completamente il contesto e andiamo a finire in D Dorian mode, che è praticamente una scala equivalente a C major, solo che col centro tonale su D minor. Come potete vedere, se andiamo a vedere gli accordi, sono praticamente uguali. L'unica cosa è che al centro come tonica abbiamo D minor. Se invece vogliamo vedere la scala Dorian dal punto di vista, appunto, di scala, utilizzando le scale minori, possiamo semplicemente dire che è una scala minore con la sesta aumentata di un semitono. Quindi andiamo a prendere una qualsiasi scala minor, in questo caso D minor, che è quella in cui è scritto il pezzo, diciamo, e andiamo a spostare sopra di un semitono questa nota qui, che sarebbe la sesta. Quindi è praticamente questa scala qui. Andando a spostare quella nota di un semitono, ovviamente otteniamo delle variazioni all'interno degli accordi della nostra scala. In questo caso, sulla scala minor, le variazioni quando spostiamo quella nota sono sul secondo, sul quarto e sul settimo accordo, che vedremo che Mace ha sfruttato proprio in questa produzione. In questo caso, il secondo accordo, che nelle scale minor normalmente è diminished, nella scala Dorian diventa minor. Sarebbe questo accordo qui. Il quarto accordo, che invece nella scala minor è minore, in questo caso diventa maggiore. Sull'accordo di settimo grado invece possiamo sfruttare la scala Dorian nel momento in cui andiamo ad aggiungere la settima sull'accordo. In questo caso l'accordo di settimo grado è il settimo accordo della scala minor, quindi quello che si sviluppa sull'ultima nota, che è C. Se andiamo a costruire l'accordo, che sarebbe C major in questo caso, se ci aggiungiamo anche la settima in questo modo, andiamo praticamente a sfruttare questa nota qui, che è quella che rende la scala dorica. In questo caso Mace sfrutta proprio quell'accordo, infatti ci troviamo in scala D Dorian, iniziamo con la tonica che è D minor, in questo caso in realtà è D minor 7 perché abbiamo anche la C che viene suonata sopra con un altro synth che è una specie di flauto con un po' di portamento, quindi una specie di slide. Il secondo accordo, che sarebbe C major, che è appunto il settimo accordo della scala minor, utilizza la B che viene suonata sempre con quell'altro suono e gli dà appunto questo feeling di scala Dorian. La progressione completa quindi è questa: 1, 7, 1, 4, 5, suona così. Adesso che siamo a conoscenza della progressione, possiamo andare a vedere come viene utilizzata all'interno del pezzo originale. Questo è più o meno il MIDI dell'intro, della strofa e del primo ritornello. Nella intro suona praticamente solo i primi due accordi, quindi il primo e il settimo. Li suona tramite un arpeggio, cioè questo arpeggio qui, che è una specie di soca toffato che si va poi pian piano ad aprire più comincia la strofa. Poi sopra abbiamo un flauto con un po' di portamento, come ho detto prima, che suona praticamente le settime, che sono C e B. Poi abbiamo F e, che in realtà sono semplicemente le terze degli accordi. Quindi la intro suona in questo modo. Qui in basso c'è uno slide sul synth bass che c'è in sottofondo. Poi vengono aggiunti gli altri accordi. In realtà qui credo che ci sia un cambio di time signature, ovvero che invece che in 4 quarti il pezzo diventa in un tempo leggermente diverso. Adesso io non sono esperto di questa roba, quindi non so dirvi bene cosa succede. So solo che, appunto, come potete notare anche dalla posizione degli accordi, il tempo cambia.
Quindi suona praticamente gli accordi completi che abbiamo visto inizialmente, con queste note qui che sono suonate da un altro suono che mi ricordo sempre che è una specie di pad tipo, o una string, ma non mi ricordo benissimo tutti i vari suoni perché sono tutti molto particolari, che fanno parte appunto degli accordi, quindi nulla di troppo complicato. E sotto suona semplicemente questi arpeggi che vanno a seguire sempre le note degli accordi. Quindi nulla di troppo complicato. In questo caso c'è un synth che suona molto distorto, queste note qui. Qui riprende le note che sono suonate anche nel basso. In questo punto sfrutta questa half-step relationship tra F e E che mi piace molto come suona. F sarebbe la nota che rende questo accordo di settima. G major sarebbe. Queste sono altre note che va a modificare all'interno del basso, sempre con delle slide. In questo punto poi, che credo sia quello prima del ritornello, aggiunge un vocal sample che suona la D, quindi la root note, e la ripete in questo modo, per aggiungere questo tono un pochettino di tensione, tristezza sempre. E nel ritornello quindi tiene il vocal sample, sopra rientra se non sbaglio quel flauto iniziale che ha le note slidate, e l'arpeggio continua sempre in questo modo. Mentre l'altro cambio c'è subito dopo il ritornello, in cui praticamente mantiene solo l'accordo di tonica, quindi ripete sempre lo stesso accordo per creare un po' più tensione. In questo modo. Poi ovviamente non ho analizzato tutto il resto, credo che ci siano anche altre melodie, eccetera, che vanno a cambiare, però sarebbe davvero impossibile da fare.